Oggi parliamo delle sette consapevolezze per diventare più ricchi dentro e dopodiché fuori. Queste sono consapevolezze che ho imparato via via nel corso dei miei anni lavorando a Rising Wild, quindi lavorando al mio business, ma anche lavorando soprattutto alla mia crescita personale, al lavoro interiore su di me. Quindi andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Se ancora non ci conosciamo, molto piacere, io sono la Kate e su questo canale e nel mio mondo di Rising Wild ti racconto come fare a rinascere con le tue forze attraverso uno stile di vita e un business mistico. Qui cosa succede? Succede che tutte le tematiche magiche da cui abbiamo la magia della luna, le conoscenze dell'astrologia come strumento di crescita personale, il lavoro interiore, tutto questo mondo, questo aspetto super mistico ci porta a conoscerci sempre di più ed è questo che ci permette di costruire dei business di successo duraturi e che creano un impatto, creano davvero meraviglie e trasformazioni non solo nostre, ma anche dei nostri clienti. Ed è questo quello che vogliamo, quello che ci soddisfa più di tutti, è proprio quello di far aprire gli occhi alle persone, fargli capire come c'è di più. C'è molto di più, ma sta tutto a loro, bisogna che decidano loro. Quindi so che se tutte le persone che già sono qua da un po' di tempo oramai lo sanno che queste sono le mie tematiche. E niente, iniziamo subito a vedere. Oggi appunto vi parlo delle sette riflessioni, delle sette consapevolezze. Sette, sapete che anche in numerologia sette è un numero molto magico. E andiamo subito a vederle dalla numero 1. La numero 1 è uno di quegli errori che ho sempre fatto, ma non lo sapevo che lo stavo facendo, non me ne rendevo neanche conto e so che tanti di voi che state guardando lo state facendo anche voi. Ed è quello che come ti parli può essere una vitamina oppure un veleno, perché davvero se ci parliamo come noi parliamo con noi stessi, cambia tutto. Se ci parliamo con amore incondizionato, parole di compassione, gentilezza, rispetto. Questo ci dà una vitamina, ci dà una carica in più. Se invece continuiamo a parlarci in maniera negativa, come dire, ah vedi, hai continuamente sbagliato, ancora non ci sei ancora riuscito, vedi, non riesci mai a fare queste cose, sei sempre il peggio del peggio, che è la base. Io mi sono sempre parlata così perché ho un critico interiore molto, molto, molto pressante e di base ho notato questo durante anche i miei anni di esperienza lavorando con le letture dei temi natali. Chi ha tanto, tanti segni di terra, soprattutto Vergine e Capricorno, nel proprio tema natale, tende ad avere a essere ipercritico, ipersevero con se stesso. Non solo loro, ma di base loro un pochino più degli altri. E quindi notiamo come ci parliamo, perché non è semplice. Ma è un percorso, non a caso, dentro il Mystic College ho voluto fare un corso che si chiama Road to Self-Love, quindi proprio la strada verso il self-love. E questo è uno dei punti che andiamo a affrontare in maniera proprio uno dei primi, perché l'ho messo anche qua, consapevolezza numero uno, come ci parliamo fa tutta la differenza. Può essere una vitamina, quindi ci dà sempre più energia, o può essere un veleno, e quel veleno ce lo stiamo, come dire, ce lo stiamo mettendo noi, pensateci. Punto numero due è legato al discorso del denaro, ricchezza, prosperità, quindi il lavoro attorno al money mindset, che come vi racconto è un tipo di lavoro che va fatto sempre. Quindi la consapevolezza numero due è quella che se voglio aumentare le mie entrate, voglio ricevere più denaro, devo andare a lavorare in profondità dentro di me sul legame, sulla relazione che già ho col denaro e cercare di capire cosa penso, quali sono le mie credenze a monte, cosa c'è dentro tutto questo, perché magari abbiamo dei preconcetti che abbiamo assorbito, come dire, per guadagnare sempre di più e tanto bisogna faticare, devo far fatica per fare questo. Oppure, cavolo, sempre solo le persone più potenti, cioè sempre più denaro a chi ce l'ha già. Anche questi sono tutti condizionamenti che vanno sistemati, perché se no noi continueremo a pensare che noi non ci meritiamo denaro, che ricevere denaro, fare denaro è difficile, serve fatica, eccetera, eccetera. Ma tutto ciò, se ci pensiamo, siamo noi che scegliamo di credere in ciò. Quindi lavorare sul money mindset, migliorare il nostro rapporto con il denaro partendo a monte da dentro. Che tipo di relazione abbiamo? Ecco, andando a ricalibrare questo è ciò che ci permetterà di ricevere di più, di fare spazio, di davvero arrivare ad avere più ricchezza. Ma bisogna che facciamo il lavoro ed è un lavoro interiore. E
anche qui dentro al Mystic College c'è un altro corso che si chiama esattamente Money Mindset, che è proprio dedicato ad andare a ricalibrare tutto questo, andare a vedere, ok, quali sono però i miei blocchi, da dove parto e poi lo sistemo. Quindi c'è un mondo, quello è uno dei corsi che avete più amato. Per chi non lo conoscesse, il Mystic College è il cuore di Rising Wide. Lì dentro è come un'università di stampo americano, ma con tutti strumenti mistici ed è aperta tutto l'anno. Qua sotto in descrizione c'è tutto, potete andare un attimino a spulciare e noi continuiamo con il punto numero 3. Punto numero 3 me lo sono settata come weaponize your environment. Adesso ve lo spiego. È il discorso che il setting, dove stiamo la maggior parte del nostro tempo, come ci sentiamo, il nostro spazio, cosa ci trasmette, quale energia ci dà, è importante. Quindi weaponize it, your environment vuol dire questo, cioè fai sì che il tuo spazio, il tuo ambiente sia una tua arma. Sia una delle tue armi che ti dà più energia, quindi creare magari come ho fatto qua, come ho fatto da questa parte, degli angoli carini che a me danno quell'energia in più. Questo è l'angolo analogico che per me è una mia parte ed è un qualcosa che mi fa ritornare a dire, hey, questo per me è importante, le mie tradizioni, la base, come si facevano le cose una volta, è uno dei miei valori, quindi io ho voluto fare un po' questo altarino e non è un male, come dire, esteticamente stia bene, sia un angolino molto bello d'arredamento. Questo può essere un qualcosa perché io qua sono nel mio ufficio, quindi ho addobbato il mio ufficio secondo chi sono io, in modo che mi trasmette energia. Un altro modo è quello di viaggiare spesso, soprattutto se siamo persone che, e tutti noi, assorbiamo le energie da un posto, e siamo degli imprenditori digitali, quindi abbiamo la possibilità di spostarci. Pensiamoci, possiamo andare a passare delle giornate in co-working, così cambiamo un attimino l'energia che abbiamo attorno a noi dell'ambiente. Oppure viaggiamo, quindi magari facciamo un mese in un angolo della terra che a noi dà tanta energia. C'è chi ama Bali, per esempio, c'è chi come me invece ama l'Inghilterra e non devono essere dei cambiamenti drastici, ma in base alle nostre capacità, alle nostre disponibilità, cioè anche in maniera molto semplice. Bisogna che iniziamo ad essere un pochino sgaggiati, si dice, un pochino intelligenti, smart in questo senso. Costo zero, un cambiamento può anche essere dei piccoli cambiamenti nel tuo quotidiano che ti aiuteranno a normalizzare il tipo di successo. Il successo, intanto anche che cos'è, cosa significa successo per te. Punto numero uno. Fai dei piccoli cambiamenti e come dicevo, davvero non devono essere qualcosa di stravolgente, di devo spendere un sacco di soldi per fare questa cosa, perché lo so che la vostra domanda è questa, ma può essere anche spesa zero. Io ogni mattina dedico 10 minuti di tempo a me, al mio benessere, alla mia persona e 10 minuti in cui faccio stretching, faccio esercizi, faccio yoga, oppure 10 minuti, un quarto d'ora in cui vado fuori a fare una passeggiata. In base a cos'è che vi ricarica, a voi, perché a me vi dicevo mi ricarica magari andare in Inghilterra, è lì una cosa, ma nel mio quotidiano non lo posso fare tutti i giorni, so benissimo che avere una morning routine dare la priorità a me al mattino, all'inizio per me è stato così, semplicemente 10 minuti di stretching, all'inizio in realtà è stato un'ora al mattino prima di andare nel mio classico lavoro, un'ora di stretching, mi alzavo prima, facevo questa cosa perché sapevo del beneficio a lungo termine, mi faceva arrivare a fine giornata molto 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 più energica nonostante tutti i problemi che c'erano durante la giornata. Quindi anche lì scegliete voi dove vi posizionate, il vostro benessere, la vostra priorità, voi dove siete come priorità, siete qui o siete qui, lo scegliete voi. Consapevolezza numero 4, questa è tosta per il discorso che io ci ho messo parecchio tempo a integrarla e farla mia, perché sì, la capisco, la capivo, era chiarissimo quello che mi diceva, ma farla realmente mia, far sì che diventasse la norma, non è stato così semplice ed è uno dei punti più complessi, ma sarà quello che fa tutta la differenza ed è questo che adesso vi metto bello scritto qui, ovvero to be è più forte di fare ed è anche più forte di avere. Quindi se noi desideriamo qualcosa, se io desidero diventare un milionario, mettiamo milionaria, eccetera, non posso partire da ok, come faccio a raggiungere, come faccio ad arrivare a quei milione di dollari, di euro, quello che è, eccetera, come faccio? Non si inizia dal come faccio, ma si inizia a
come sono, come lavora, come lavora la testa di un milionario, come si sente un milionario, come qual è lo stato energetico di un milionario. Sono cose diverse. Quindi è proprio questo, se vuoi avere un milione, prima devi diventare la persona che saresti se avessi un milione. Tu come ti comporteresti? Cosa faresti? Quindi non si parte dall'avere, neanche dal fare, si parte dall'essere. Essere, ma essere non è facile, non è per niente semplice. Questo che vi dico, questa è una delle consapevolezze più importanti, ma anche le più complesse da fare realmente nostre. Più complesse per me, che sono una persona, come dire, molto, io ho tanto fuoco e tanta terra dentro di me, quindi sono molto pratica coi piedi per terra e ho anche una grande passione, un grande fuoco, un'energia che mi spinge. Ma non è il mio forte, come dire, invece il lavoro per quanto riguarda la parte mentale, del crederci già, dell'avere già questa sicurezza che sono supportata, che se è un desiderio che ho, in un qualche modo ci arriverò, tranquilla. Questo invece magari è più semplice per chi ha molta acqua, per chi ha molta aria nel proprio tema natale. Queste sono alcune delle, come dire, delle risposte che io mi do, proprio la nostra indole. Però possiamo sempre migliorare col tempo, integrare e farsi trovare il nostro modo per vedere, ok, come posso mettere l'essere io sono più forte di io faccio e più forte ancora di io ho. Questa forse è la consapevolezza, quella un attimino più avanzata da integrare. Se siete all'inizio del vostro percorso, questo magari è un attimino complesso da fare proprio vostro, ma per chi è già un gradino più avanzato, queste sono le tematiche di cui andiamo ad affrontare molto molto spesso nei percorsi di mentoring, in tutto ciò che è un attimino più corposo, lì abbiamo questo. Ma poi, per come sono fatta io, lo vedete che anche chi è dentro il college queste cose un attimino io gliele butto lì come guarda che c'è questa cosa, guarda che pensaci su questo, quindi sapete però che questa consapevolezza è la più forte. Consapevolezza numero 5 è il discorso della spesa, del costo versus, quindi contro l'investimento. Non sono la stessa cosa ed è importante imparare questa differenza. Quando io spendo soldi o quando io investo soldi. Se io investo, sono felice di investire, di donare questi soldi, di dare, di lasciare andare questi soldi perché so il tornaconto che è un investimento rispetto ad una spesa frugace sul momento che so che magari, cavolo, non sono neanche sicura di farla, non mi fa stare troppo bene, sono un attimino lì come dire, mi sembra un po' di perderli questi soldi. Ecco, fate caso, perché quando imparate questa lezione, è molto importante che vi spiego e vi rispiego più e più volte dentro Money Più Mindset, dentro il corso Money Mindset, questa è stata per me una consapevolezza enorme che mi ha fatto dire tutto. Ok, sto per spendere questi soldi, ma li sento come un investimento oppure no? Quindi ha senso spenderli oppure no? Certe cose superflue possiamo anche assolutissimamente spenderli ogni tanto, non c'è problema. Ma tutte le spese che io faccio, dentro tutte le spese che faccio, ci sono qualche investimento? Ci sono meno? E sappiamo sempre che l'investimento migliore che possiamo fare, quello che non perderemo mai, è sempre su di noi, il che vuol dire nostra salute, nostro benessere, la nostra formazione, la nostra crescita personale, tutto questo. Punto numero 6, consapevolezza, aspetta come arrivo qui, la numero 6, la sesta, è quella di imparare a non charge by time, quindi a non mettere un prezzo determinato dall'orario, se siamo freelance o siamo imprenditori o comunque dobbiamo decidere un prezzo per quanto riguarda il nostro lavoro, non scegliamo in base all'orario, al tempo che dedichiamo, ma scegliamo il prezzo in base al risultato che offriamo, che diamo. Quando capiamo questa differenza, questo discorso qui, ho tutta la telecamera assolutamente spostata, quando capiamo questa differenza qui iniziamo a dare un peso diverso alle cose, perché il tempo è sempre limitato. Qua dobbiamo iniziare a comprendere meglio questo discorso. Consapevolezza numero 7, arriviamo alla fine, questa, ascoltatemi bene, è stata una per me delle più difficile ancora adesso, fatico un po', cioè l'ho molto più accettato, adesso sono molto in una fase di ok, lo capisco, ha senso, ma per me è stata molto molto dolorosa questa parte ed è quella di consapevolezza numero 7, normalizzare il fatto che perderemo delle amicizie, perderemo delle persone care vicino a noi, nel senso che si allontaneranno o non capiranno perché.
Quando noi cresciamo, quando noi lavoriamo su di noi, cerchiamo di dare il meglio di noi, le persone attorno a noi, c'è chi rivede in noi quello che lui non è riuscito a fare, quello che lei non è riuscito a fare, quindi c'è un attimo di stizza, di questa cosa non mi piace, oppure dall'altro canto si sentono in difetto, oppure non gli interessa, oppure notano che non siamo più le persone di prima perché siamo cambiate. Ma il fatto che siamo cambiati è una cosa positiva, cioè è impossibile rimanere le stesse persone, non è questione di coerenza, è questione che le persone, l'essere umano, cresce, evolve, ma non tutti scelgono di crescere ed evolvere, perché c'è anche questo discorso qui. Quindi quando noi cresciamo, facciamo un lavoro su di noi, iniziamo a migliorare, le persone ci vedono più felici perché stiamo sistemando pezzettino dopo pezzettino, come vi dicevo, le nostre radici, quindi noi che siamo l'albero stiamo sbocciando sempre di più. Le persone che non hanno nessun minimo interesse a fare questo lavoro, perché è un lavoro complesso, difficile, doloroso, andiamo dentro di noi a capire realmente chi siamo, dove abbiamo sbagliato in passato, cerchiamo di volerci più bene, è un percorso anche questo a lungo termine con delle grandi soddisfazioni. Non è un percorso da tutti, quindi persone che ci hanno sempre visto, con cui magari ci lamentavamo tutti i giorni delle cose che non andavano nella nostra vita, adesso dicono: cavolo, questa persona con me non si lamenta più, come faccio io che so fare solo questo? Perché nessuno riflette, o poche persone riflettono su davvero come, di quel punto numero uno che dicevamo, come parliamo a noi, ma anche di cosa parliamo agli altri, di cosa condividiamo? Condividiamo solamente delle sfighe, delle lamentele, oppure anche parliamo di argomenti più ampi, di viaggi, di situazioni, di luoghi, di conoscenze che apprendiamo, di cosa parliamo? E anche questo è proprio importante, quindi normalizzare il fatto che più noi cresciamo, più noi scaliamo noi stessi, perché è una sfida con noi stessi, cioè un voler crescere per il nostro bene, che sappiamo che più noi cresciamo, più portiamo le persone attorno a noi a vedere come, cavolo, questo è possibile. E dipende dalla persona come lo percepisce. Lo percepisce come questo è possibile o, cavolo, lo prendo male, lo prendo sul personale, su me, perché io non sono in grado di fare questa cosa. Tutti abbiamo il potenziale di poter fare questa cosa. La scelta sta a noi se abbiamo il coraggio di farla o meno, perché vi dicevo, non è semplice. Non è tutto rosa e fiori. Però se andiamo avanti, le cose che, come possiamo brillare, come possiamo risplendere, cioè è talmente più grande, c'è un perché più grande dietro, che il nostro cambiamento, il nostro migliorare aiuterà a migliorare le persone attorno a noi, se vogliono vedere questo. Ok? Quindi questo è uno dei punti più complessi, uno dei punti molto più forti, perché tante persone si allontaneranno da noi e noi stessi dovremo avere il coraggio di allontanarci da delle persone che non sono più allineate con i nostri valori, con chi siamo, con il nostro essere. E non preoccupatevi, perché rimanere da soli è impossibile, per quanto io ho sempre tenuto questa cosa di dire: ma cavolo, poi rimango da sola. Se ci pensate, siamo in sovrappopolamento, è impossibile, ma stiamo facendo spazio per far sì che persone nuove, più allineate con noi, entrino nella nostra cerchia. Creiamo davvero una corte dei sogni, una corte di persone attorno a noi che ci aiutano a brillare, perché noi aiutiamo a brillare l'altro, c'è reciprocità, non c'è paura che uno brilla, allora io non riesco a brillare, a quello sfida, competizione, eccetera, eccetera. No paragone, ok? E anche questa è una consapevolezza che si acquisisce man mano. Per me, ve lo dico, è stata una delle più difficili, proprio davvero pesante, forte, perché ho sofferto tantissimo, perché voi non avete idea, ma io ho una sensibilità molto molto alta, anche se non la faccio vedere. E quindi a me questa cosa mi ha lasciato molto ferita, ma è stata un'altra ferita che ho iniziato a guarire. Adesso è diventata una cicatrice. Ma so benissimo quali persone ho scelto di far entrare nella mia cerchia. Non entrano, non lascio entrare tutti, questa cosa non esiste più, perché ho visto col tempo come alcune relazioni si guariscono, si riescono a sistemare, ad aggiustare, altre proprio no, e va bene lasciarle andare, è ok così. E quindi questa è davvero una delle lezioni più importanti che ho avuto nel corso degli ultimi anni, e sembra che non abbia connessione anche a livello di business, ma ce l'ha tantissimo. Le relazioni della nostra vita, anche nel business, si creano cosa? Relazioni. Cioè, è importante questa cosa. L'anno, io sono qua per restare, io ci sono. Quando avrete bisogno del mio aiuto, della mia guida, del lavorare su tutti questi discorsi,
c'è il Mystic College, ci sono i percorsi di mentoring, qua sotto in descrizione su Rising Wild trovate tutto. Quindi sapete che se tutti questi argomenti risuonano con voi, anzi fatemi sapere nei commenti dall'1 al 7 qual è il punto che più vi ha lasciato un attimino wait, che cos'è, sapete che andremo a parlare di tutte queste cose, andiamo a lavorare su tutte queste tematiche proprio per cosa? Per rinascere più brillanti, più wild. Per me il Rising Wild è proprio quel rinascere più noi stessi di quanto siamo stati finora, realmente noi stessi, ed è questo che ci permette di creare meraviglia, perché le idee, gli dèi che sono in noi, siamo noi, ma bisogna che riscopriamo quella divinità, quell'essere divino in terra. C'è tutta questo discorso che facciamo appunto lì dentro, perché adesso qua un attimino non apro questa parentesi enorme, ma come vedete sono tante consapevolezze una dopo l'altra che ci permettono di, ok, andare sempre oltre. E questo, se vedete, chi mi conosce lo nota benissimo, come ero io qualche anno fa, come ero proprio, non ero così come mi vedete adesso, ma lo potete notare in realtà anche se guardate i video vecchi qua su YouTube. Vedete l'energia che vi do ora, che trasporto adesso, perché sono nel mio, sono assolutamente in una fase di tranquillità, benessere, serenità che mi sono costruita io, perché io sono serena dentro e non ero serena dentro prima, per niente. E questo si rifletteva, si vedeva al di fuori, e tutto quello che mi succedeva attorno, come dire, era tutto... tutto connesso, appunto, non apro questo discorso. E quindi vedete dove volete arrivare, chi volete essere. E questo è il bello di tutto quello che facciamo assieme. To rise up wild, rising wild. E adesso la chiudo, adesso vi saluto, fatemi sapere nei commenti, come vi dicevo, dall'1, dal punto 1 al 7, qual è stato quello che vi ha lasciato un attimino più what? E noi ci vediamo settimana prossima, prossimo video. Bye bye!